Mestieri e attività storiche di Brindisi, un viaggio tra passato e presente della città, il racconto dei suoi aspetti più autentici, quelli lontani dalla politica ma vicini alla gente comune e soprattutto a quei commercianti che da generazioni provano a tenere vivo il tessuto economico locale. Attività ultradecennali tramandate di padre in figlio, botteghe di una volta che hanno ospitato uomini, donne, commesse e titolari. In tanti in quei luoghi pieni di fascino ci sono cresciuti prima di assumerne la guida. Giovanni Membola, esperto di storia cittadina, ha raccontato testimonianze di vita di artigiani, commercianti, agricoltori, imprenditori locali. 53 contributi inseriti in un volume edito da brundisium.net e presentato nell'auditorium di Mediaporto. La storia della città attraverso le attività commerciali brindisine, quelle storiche e quelle meno storiche, che comunque hanno scritto e sottolineato la storia più bella della città, quella economica, e continuano a farlo ogni giorno. Lei che cosa ha scoperto scrivendo queste storie? Ho scoperto tante piccole storie all'interno di ogni singola storia, quindi preferisco chiamarla la storia delle nostre storie, perché è ricca di sentimento, è ricca di sacrifici, è ricca di amore, è ricca di passione. Ognuno c'ha la sua storia, 4 generazioni che partono dall'Ottocento a volte, veramente molto belle da leggere.